15 a 24 anni, quindi consideriamo gli adolescenti pieni, le domande sono più o meno le stesse. Per le cose più importanti della vita, riconosciamo la famiglia, lo svago, il tempo libero e la solidarietà. Rispetto alla schermata dei 10-14 cambia. I 10-14 anni hanno maggiore interesse per la socialità ristretta, famiglia, amici, solidarietà. 15-24 anni è un po' più egoistica, svago, tempo libero, sì, anche famiglia e solidarietà. Però è più una voglia di dire la propria, di essere nel mondo, ed è quello che l'età rappresenta. Le cose meno importanti, attività politica, impegno religioso e impegno sociale. Diciamo che sia per loro, poi per i più grandi, vedremo dopo, l'impegno è una parola che è poco apprezzata o perlomeno poco condivisa, mettiamo per questa parola. Gli stati d'animo prevalenti. Felicità. Libertà di decidere della propria vita. Si mettono a gioielli, si hanno ambizioni, anche se molti giovani oggi ambizioni e sogni vedo che non ne coltivano esageratamente. Le istituzioni in cui ripongono maggior fiducia: scuola, scienziati, sacerdoti e forze armate. I luoghi di svago sono le strutture più richieste, oltre a voler cambiare un po' tutto. Nella domanda cosa cambierezza a Torisano abbiamo avuto tutte le risposte possibili che potevamo immaginarci. A Corpatio sarà qualcosa di molto, e anzi qualcosa di molto difficile, perché oltre a questa richiesta pressante e sentita di strutture dove potersi riunire, volete vita prevalenti, uscire con gli amici, sport, TV, purtroppo, penso io, internet e cellulare. Le principali voci di spesa, abbigliamento, serate con gli amici e cellulare. Cos'è la legalità? Qui ripartiamo quel concetto, i 10-14 anni hanno detto rispettare le regole, qui abbiamo non infrangere le regole. È leggermente diverso, non solo per una questione di termini, è un modo, un approccio nel porsi. Non infrangere la legge e rispettare la società. La sicurezza è poter uscire tranquillamente anche di sera e qui nasce l'esigenza dell'avere un lavoro, il lavoro come sicurezza, come fonte di autonomia. Anche qui il 93% sa usare il computer, navigare in internet. Abbiamo poi la trasgressione, anche nei nostri manifesti, se avete notato, abbiamo utilizzato il termine trasgressione perché ricorre molto nell'immaginario che sia dei giovani, e i giovani la usano diversamente da come viene immagina prezza. Si trasgredisce perché non si è nulla in cui credere e fa gioco con gli amici. In questa fascia, chi dichiara, conoscere o aver visto persone che fanno uso di stupefacenti è il 75%. Il 59% invece conosce o vede persone che